Igor Iezzi, anche a Milano ci sarà la fiacolata, una manifestazione contro i troppi immigrati e il lavoro che manca. Sì, noi abbiamo scelto un luogo simbolo di Milano, che è Via Padova, che tutti conoscono, ha una notorietà oramai nazionale e anche internazionale, purtroppo per tutto quello che è successo negli anni, e perché è stato argomento anche di dibattito nell'ultima campagna elettorale delle amministrative per il Comune di Milano, quando la sinistra si propose la cittadinanza parlando di Via Padova come un possibile laboratorio sociale. I risultati ci dicono che, chiamiamolo come volete, tutto è fuorché un laboratorio sociale, è una via che ha mille problemi e che peggiorano di giorno in giorno proprio per l'alta presenza di immigrati. Milano si prepara finalmente a scendere in piazza contro ormai una piaga, quella di troppi immigrati e troppo poco lavoro. Assolutamente, troppi immigrati, è un caso dell'ultima settimana, l'apprendista macellaio all'interno della metropolitana milanese, un tizio clandestino chiaramente con una mannaia che va a colpire un altro personaggio sempre extracomunitario. Insomma, i casi sono oramai giornalieri, casi che purtroppo vedono le fasce più deboli della nostra società vittime di questa che è una fascia debolissima che oramai è inserita nella nostra società. Bene, a questo punto bisogna dire basta, bisogna espellere coloro i quali sono clandestini perché non possono far altro che vivere nella delinquenza. E sabato si scende in Via Padova, luogo simbolo. Luogo singolo perché Giuliano Pisapia l'ha presa ad esempio, ha detto che quello sarebbe stato il laboratorio della nuova Milano. Bene, complimenti, se questo è il risultato il disastro è abbastanza evidente, dunque dopo 2 anni e mezzo i milanesi dovrebbero hanno deciso a questo punto di scendere in piazza e fra oramai un paio d'anni decideranno anche di espellere Pisapia. La manifestazione di sabato c'entra anche molto con la sicurezza, non soltanto con il lavoro. Assolutamente sì, purtroppo gli immigrati, soprattutto quando sono irregolari, vengono in Italia nella necessaria condizione di delinquere. Quando si arriva senza documenti, senza un nome, senza un lavoro, senza un amico, senza una casa, per arrivare a sera si delinque ed è anche questo un motivo per cui la Lega ribadisce il favore all'immigrazione clandestina e quindi al reato di immigrazione clandestina e la contrarietà di questi flussi assolutamente indiscriminati che portano delinquenza al nostro paese e che poi nel caso del lavoro nero sottraggono in condizioni evidentemente di illegalità posti di lavoro alla nostra economia. La situazione tra Milano e i paesi vicini è un pochino diversa, forse a Milano c'è addirittura meno controllo. Ma sono tanti più che meno controllo, il prefetto ci diceva, anzi il questore, che nella nostra provincia ci sono 450.000 immigrati verosimilmente clandestini o non perfettamente in regola con la legge, il che vuol dire che sono tanti, pensiamo 450.000 persone che in un modo o nell'altro all'interno appunto di un contesto di illegalità devono arrivare a sera, delinquono e rubano posti di lavoro agli italiani e ai lombardi che invece vorrebbero lavorare e che di fronte a situazioni di sottopagamento, insomma di sfruttamento, appunto beneficiano queste persone. Non possiamo assolutamente permettercelo. Sbagliano gli italiani che fanno lavorare nero queste persone, ma c'è un traffico internazionale che assolutamente non possiamo permettere. Sono tanti, sono troppi, dobbiamo intervenire in ogni modo e in un momento in cui la disoccupazione è del 20% sulla popolazione reale e al 40% di tasso di disoccupazione per i giovani, assolutamente si capisce, anche mio nipote che ha 9 anni, che non c'è posto per un solo straniero nelle nostre fabbriche, ma che dobbiamo portare avanti gli italiani e i lombardi.